E benvenuti al terzo incontro del ciclo Extrema Ratio, Dialoghi di questo tempo, che è un'iniziativa nata da Maria Rita Di Giglio, Guido Mazzoni e dal direttore del nostro dipartimento Pierluigi Pellini, che ringrazio. Ringrazio anche il centro di calcolo, il sistema bibliotecario d'Ateneo, l'ufficio comunicazione e in particolare Enrico Brighi, Guido Badalamenti e Patrizia Caroni. Vorrei partire con un'immagine. Quella di Santa Cruz in Patagonia, dove si trova una caverna, la Caverna delle Mani, molto nota, una caverna profonda 24 metri. Ed è nota perché ci sono delle incisioni rupestri che rappresentano delle mani di un popolo vissuto tra i 9.000 e i 13.000 anni fa. Ci sono varie scene di caccia, immagini di esseri umani, figure geometriche e varie rappresentazioni. E credo che queste pitture a me in questo momento stanno dicendo qualcosa, ma soprattutto l'immagine della caverna delle mani si avvicina molto alla mia idea dell'opera di Laura Pugno. E ricordo che quando nel 2007 uscì per Einaudi il romanzo Sirene, ripubblicato per Marsilio qualche anno fa, quel libro per me penso per molti di noi fu un avvenimento molto importante. E allo stesso modo in quell'anno uscì una raccolta poetica di Laura Pugno, Il colore oro, con delle fotografie di Elio Mazzacane per la collana Fuori formato delle lettere a cura di Andrea Cortellessa. Quello non era un vero e proprio esordio perché Laura Pugno aveva già pubblicato con Giulio Mozzi, una raccolta intitolata Tennis nel 2001 e nel 2002 per Sironi un'altra raccolta, Sleepwalking. Però per noi quei primi testi, diciamo, furono delle letture importanti perché ci insegnavano qualcosa sul significato della scrittura e sul significato della creazione di mondi, dei mondi. Laura Pugno è una scrittrice di prosa e di poesia insieme ed è indicativo che il suo nome compaia contemporaneamente in due antologie uscite per Ponte Sisto nel 2011, Poeti degli anni zero e l'antologia dei narratori degli anni zero, curate rispettivamente da Vincenzo Ostuni e Andrea Cortellessa. Io ringrazio Laura Pugno per aver generosamente raccolto questo invito e se lei è d'accordo partirei con lei proprio da questi due volumi, Sirene e il colore oro. Diciamo che con Sirene siamo in un mondo postumano in cui gli esseri umani vivono in un tempo in cui dilaga un'epidemia, un cancro nero, un cancro della pelle. Gli uomini vivono sotto il mare e c'è un dispositivo che è un dispositivo poetico e brutale nello stesso tempo, che è l'invenzione delle sirene, cioè degli esseri che vengono allevati per diventare carne di mare. E naturalmente in questo momento paragonare l'epidemia di sirene al nostro tempo sarebbe molto semplice, forse anche troppo semplice. E nel contempo, nel volume Il colore oro, il linguaggio che Stefano Dal Bianco, nella sua profezia al volume, ha definito un libro con un contesto vagamente, diciamo, bellico, in cui però non ci sono, e in cui non ci sono concessioni alla melodia, ai giochini di linguaggio, eccetera. Diciamo, sarebbe troppo facile, anche come per Sirene, anche per Il colore oro, paragonare l'intensità e l'oscurità di questo volume con questo tempo. Quindi io cercherei, diciamo, di evitare questo piano e mi concentrerei invece su quello che credo e crediamo sia importante in questo tempo mantenere lucidamente. Ed è quello che lo stesso Stefano Dal Bianco nella prefazione al volume dice quando parla di Laura Pugno come di una poetessa con una altissima dedizione alla causa della poesia. Quindi ringrazio ancora Laura Pugno e inizio con questa prima domanda che riguarda i suoi primi due lavori, i suoi primi due tavoli di lavoro, uno sul versante della prosa e uno sul versante della poesia, chiedendole
cosa ha significato per lei la pubblicazione di questi volumi e anche la ripubblicazione del romanzo Sirena e cosa significa lavorare su questi due versanti. E grazie ancora, Laura. Dovrei essere comparsa in video, quindi spero che tutti gli amici e amiche ospite mi vedano in questo momento. Se così è, manifestatevi, battete un colpo. Ci Ringrazio, sentiamo. perfetto, grazie Emanuela, ringrazio l'Università di Siena, gli organizzatori di questo incontro, Margherita Ruggilio, Guido Mazzoni, Pierluigi Bellini, soprattutto te per tutta l'altro la pena che ti sei data nel prepararlo. E che è evidente, credo, dalla tua presentazione e dall'attenzione al mio lavoro. E che cosa ha significato per me pubblicare Sirene, pubblicare Il colore oro, che tra l'altro sono due libri usciti contemporaneamente nel corso dello stesso anno, il 2007, scritti entrambi un paio d'anni prima, nel 2005, e che hanno rappresentato, al netto appunto di alcune cose pubblicate prima, appunto tu ricordavi Tennis con Giulio Mozzi, allora per alcune plaquette, alcune pubblicazioni in prosa come Sleepwalking, Intrici, Racconti visionari, hanno rappresentato per me il mio esordio, diciamo il mio esordio più pieno, il momento da cui la mia fisionomia di scrittrice si è in qualche misura precisata. Sono due libri che tuttora, diciamo, hanno rappresentato oggetti volanti non identificati o poco identificati, nonostante tutta l'attenzione critica che hanno suscitato nel pubblico. Lo dico perché continuano a sprigionare una qualche alienità, lo dico nel senso che questa alienità la percepisco persino io negli scritti, nel momento in cui a distanza di tempo mi capita di leggerli, come ho fatto per la ripubblicazione di Sirene per Marsilio nel 2017 e come lo sto facendo di recente per Il colore oro. Quindi sono due libri che in qualche modo per me rappresentano evidentemente in qualche modo una scatola nera di immagini, di temi, di ossessioni, e in qualche modo anche, diciamo, nei libri via via più umani, si può dire, che ho scritto dopo, sia in poesia che in prosa, e anche recentemente in saggistica, io continuo evidentemente a tornare. Per me la poesia è sempre in qualche modo ciò che viene prima della mia considerazione, ciò che io sono come scrittrice, nel senso che io mi considero fondamentalmente una poeta, una poetessa che scrive anche molte altre cose, tra cui prosa, recentemente appunto saggi, ho scritto anche per il teatro, ho scritto per il cinema in qualche occasione. E quindi per me, come dire, quella è quella che io chiamo la mia prima disciplina, e anche perché le immagini, i temi, le ossessioni di cui dicevamo prima manifestano una certa tendenza a, come dire, apparire in poesia e poi da lì in qualche modo trasferirsi tramite misteriosi passaggi anche alla terra della prosa, per riprendere il titolo appunto dell'antologia di Andrea Cortellesse. Io ho sempre, nonostante sia consapevole, diciamo, dell'esistenza di ponti e passaggi segreti fra questi due mondi, li ho sempre poi trattati come mondi separati in qualche modo, cioè non ho mai cercato di applicare i metodi della prosa e della poesia, o della poesia e della prosa, di fare prosa poetica o poesia in prosa o prosa in prosa, o di fare invece una poesia che tendesse alla narrativa, come chiunque abbia letto qualcosa di mio probabilmente, insomma, sa, intuisce immediatamente. Quindi li ho sempre visti come mondi in cui si giocava secondo regole diverse, cioè nonostante si giocava una battaglia comune. Il territorio selvaggio, che il saggio ho pubblicato un paio di anni fa, descritto la poesia come un'esplorazione ai confini della lingua, un andare a cercare parole e pensieri non ancora completamente pensati, non ancora completamente espressi o esprimibili all'interno di una certa lingua e quindi di una certa visione del mondo, come sappiamo, che poi vengono in qualche modo riportati indietro e condivisi all'interno di una comunità più ampia in quello che è il lavoro della prosa. Per me appunto restano due oggetti, come dire, oggetti libro che in qualche modo continuano ad emanare calore. Sono delle stelle distanti, se vogliamo, nella mia costellazione, che sono stati appunto scritti 15 anni fa, quindi da una persona che sono sempre io, che continuo a essere io, perché credo in qualche modo la fisionomia di ciò che siamo e di chi siamo si precisi molto presto, che però sicuramente non aveva ancora attraversato tutta una serie di linee d'ombra. Tutto sommato, però, nella loro, come dicevo, alienità, non solo
generale, ma in qualche modo anche rispetto a ciò che si scrive, non solo a ciò che si scriveva in quel momento, sicuramente molto ciò che si scriveva in quel momento, ma anche a ciò che si è scritto dopo. In Italia restano, appunto, restano degli oggetti a sé, restano in qualche modo delle stelle collocate in un proprio punto di una ideale mappa della poesia o della prosa contemporanea, tanto per accennare tangenzialmente a un progetto di cui Emanuela sai che noi parleremo più ampiamente nei mesi a venire in circostanze pubbliche. E non so se questo basta come prima introduzione, mi piacerebbe magari leggere qualcosa da questi libri, anche perché immagino ci siano, non tutti li abbiano potuti leggere, in particolare se Sirene è ritornato a essere di facile reperibilità, grazie a Marsilio che l'ha pubblicato, Il colore oro invece non è stato, come dire, nelle librerie, però essendo un libro uscito più di 10 anni fa, ultimamente è difficile da trovare. Per cui leggerei magari inizio con Sirene e poi leggo magari qualcosa del colore oro, possiamo intervallare. Emanuela, dimmi tu come preferisci fare, come vuoi che Va proceda. benissimo, se posso, posso proiettare anche alcune parti di testo da entrambi i volumi. Prego. Inizio allora con Sirene. Leggo l'incipit. Samuel salì sulla piattaforma che sovrastava le vasche e aprì uno degli armadietti. Si tolse la tuta col logo Western Standard della Yakuza, una Y stilizzata in un cerchio in su che sembrava tracciata col sangue, e indossò la muta di neoprene. Il bordovasca era deserto, non c'era nessun altro nell'allevamento. Con l'epidemia di cancro nero c'erano stati tagli al personale. Erano rimasti solo due sorveglianti, Samuel e Kenosuke, che lavoravano su turni, i tecnici veterinari e gli addetti alla macellazione della carne. Quello era uno degli impianti più piccoli, uno dei primi. C'erano stabilimenti più grandi e moderni in altri punti della riserva marina Yakuza. La monta delle sirene stava per iniziare. Subito dopo, dal pannello di controllo del sistema di svuotamento delle vasche, Samuel avrebbe attivato il ricambio dell'acqua. Era una delle cose che gli piaceva fare. L'acqua dell'oceano entrava con un risucchio e un gorgoglio. La griglia di filtraggio ne regolava la potenza, permettendo un'osmosi dolce e controllata tra mare esterno e mare interno. Ma se Samuel avesse commesso un errore, se non avesse fatto incastrare perfettamente la griglia nel quadro a cerniera, la furia dell'acqua avrebbe spazzato via tutto. Allo stesso modo, l'oceano spazzava le piattaforme esterne degli allevamenti nelle riserve Yakuza, a largo della costa della Nuova Baja California, nelle acque di Underwater, dove nessuno, e soprattutto non il governo dei territori, avrebbe potuto scoprirli, e certamente non avrebbe avuto voglia di mettersi lì a controllare cosa facevano gli Yakuza nelle loro riserve. No, con l'epidemia di cancro alla pelle, cancro nero, sole nero, che divorava la popolazione. Se Samuel avesse voluto distruggere tutto, poteva farlo. Questo pensiero gli era di grande conforto. Ho avuto l'impressione di essere diventata una scrittrice molto più realista di quanto non mi si creda. Mi hai letto nel pensiero, chiaramente. Dibattito sul realismo che avverranno nei prossimi mesi, mi si perdoni l'ironia che insomma in qualche modo è consapevole delle circostanze terribili in cui ci svolgiamo, anche perché altrimenti questo incontro non avrebbe questa forma. E mentre leggevi mi è anche tornata alla mente un'altra citazione, sempre dal volume Sirene. La mente è una rete di canali con l'acqua dell'oceano, la mente vapore che si alza da una ciotola di riso. Sicuramente concordo con te su quello che hai detto. Naturalmente è un terreno scivoloso, lo abbiamo già detto. Tornando al 2007, io ricordo esattamente quando lessi questo libro perché aveva un potere scardinante, era qualcosa per me molto diverso rispetto alle scritture che circolavano, alle scritture italiane che stavano circolando in quegli anni. Quindi per me fu un grande insegnamento. Se ti va di proseguire, magari leggendo invece una poesia, posso proseguire a proiettarla.
Ecco, questo è un brano dal poemetto finale, che chiude il colore oro, La descrizione del bosco. Il testo si intitola Interruzione del bosco. Descrizione del bosco è un poemetto, diciamo, sull'illuminazione, sul processo che attraverso il linguaggio ci ha portato a diventare umani. Questo è qualcuno cosa che è mutata, grande tartaruga piena di carne, vedi la storia. Si muovono a quattro zampe, c'è olio sull'acqua e copertoni incendiati. C'è olio più antico sull'acqua, se guardi bene, ora che non c'è interruzione del bosco, prima della lingua. Non è stato preparato, è un luogo molto semplice. Ci sono creature, cose fuori. La caccia che è animale sulle piste, preda più che vera, morde la frutta, frantuma la testa del colombo e ora si ingrandisce la bestia. Creatura che diventa predatore, perde pelliccia, si costruisce unghie e prelingua. Cambia i vasi crania, scende la laringe nella gola, come 2 anni nel cucciolo. Questo è cosa che può parlare, che è mutata. Vedi come le scimmie fanno musica, come decifrano tamburi, latte di benzina che gli dai. Come più delle scimmie ti cambia l'osso che ti attacca al corpo. Già sei ritto in piedi. Con testa pesante che si scarica a terra. Si modifica l'impianto di equilibrio. Qualcuno ti segna la fronte, inuma i tuoi morti. Inumazione del corpo dell'orso. Copre la decomposizione del corpo. Porta le ossa in un angolo. Fai galleggiare zattere di fuoco sull'acqua. Copertoni incendiati con sopra ossa bianche forate. Bianchissimi fiori. Ecco, credo che questo sia, diciamo, un esempio, un campione sufficiente, almeno per il momento, poi magari leggerò qualcos'altro da questo libro in chiusura per salutarci, però per capire che tipo di oggetto poetico fosse il colore oro, insomma, per offrirlo alla percezione di quanti ci stanno ascoltando. Emanuela, a te. Ti ringrazio moltissimo e questa tua lettura mi porta una seconda domanda, perché appunto il terzo poemetto di questo volume, La descrizione del bosco, riporta un leitmotiv di tutta la tua opera. Basta pensare ai romanzi La ragazza selvaggia, La metà del bosco, e basta anche pensare a un tuo ultimo saggio che è uscito per Nottetempo, credo nel 2018, in cui parli del bosco, scusate, il titolo di questo saggio è In territorio selvaggio. E anche qui torni a parlare del bosco, il bosco come territorio di conoscenza. E leggo brevemente, lo cito direttamente io. Il bosco è il luogo della nuova conoscenza, ciò che arrecherà dolore, il luogo per eccellenza in cui si viene abbandonati, dove si è condotti a questo scopo. Che la conoscenza sia una forma di abbandono da parte di altri è un'idea interessante. Di fronte all'albero della conoscenza del bene e del male si è lasciati soli. Ecco, a me interessa molto nel tuo lavoro il tema del bosco, per ragioni chiaramente letterarie, ma non solo. E quindi ti chiedo se hai voglia di spiegarci qualcosa su questo, sull'utilizzo del bosco come dispositivo poetico, in questo caso di dispositivo di conoscenza, ma anche in altri casi come il corpo giardino, il bosco come mappa, eccetera. Grazie Emanuela, mi dimentico sempre, devo riattivare il microfono. Allora, Il territorio selvaggio è un libro che ha rappresentato per me un finale, perché ha rappresentato, come dire, l'avventurarsi letteralmente in un tipo di scrittura che io non avevo in realtà praticato fino a quel momento, cioè la scrittura saggistica. Una scrittura saggistica anarchista, se vogliamo, un poeta, però comunque sempre una scrittura di tipo diverso, sia da quella narrativa sia da quella poetica. E da quella avventura di scrittura, poi, come dire, il mondo si è ampliato, sono entrati in nuova scrittura, nuovi territori, nuove idee, nuovi modi di fare libri, nuovi libri possibili, tant'è che anche i prossimi libri che usciranno a breve, non tutti i libri futuri, perché io continuo a scrivere sia prosa che poesia, però
dire, la mia capacità di scrivere, il mio territorio, appunto, di scrittura è diventato più ricco e più vasto, quindi sicuramente è un libro importante per me. È un libro però quindi che mi è stato richiesto, mi è stato sollecitato all'interno di una collana in cui si propone a ogni scrittore un tema significativo nella propria opera. Mi è stata proposta La parola selvaggio, dall'editrice di Nottetempo, e io all'inizio, come dire, ho accettato così in un impulso di elan vitale, però non avevo chiaro che cosa volessi fare, soprattutto non avevo chiaro dove potesse portarmi questo percorso, perché mi sembrava di aver detto tutto quello che potevo dire su questo tema, di averlo detto attraverso le mie opere, che non ci fosse, diciamo, qualcosa in più da esplorare. Evidentemente mi sbagliavo. Detto questo, Il territorio selvaggio è un interessante esempio di eterogenesi dei fini, nel senso che io l'ho scritto come saggio letterario, l'ho scritto come saggio sul romanzo. Dopodiché la ricezione del libro, in qualche modo il dialogo, la discussione intorno al libro si è andata sempre più spostando invece, come se il saggio venisse percepito come invece un saggio sull'ambiente, sul mondo che ci circonda, in termini letterari. Questo è stato, come dire, fonte di curiosità, di pensiero e di stimolo anche per me, che, come dire, non avevo così, cioè, la presunzione in qualche modo di scrivere invece sul mondo reale, sul mondo naturale, ma evidentemente, dato che i lettori hanno sempre ragione, anche quando hanno torto, e hanno torto anche quando pensano di aver ragione, come tutti noi, evidentemente ciò che viene percepito in qualche misura sempre c'è, se non è nel libro, è nel lettore del libro stesso, nella lettrice, cioè è nell'incontro tra quella data opera e quel dato tempo che questo cortocircuito si dà. Osservatore, oggetto osservato, entrambi siamo, sia l'uno sia l'altro, entrambi ci modifichiamo a vicenda. Io ho iniziato scrivendo Il territorio selvaggio, scrivendo un libro in cui rappresentavo il tipo di romanzo che, in quello che ruba una forma, Andrea Cortellesi, all'inconscio collettivo dell'editoria, si presume che si venga richiesto agli scrittori, o che gli scrittori credono che venga loro richiesto di dover scrivere, che non sono i libri che io ho scritto finora, ma non è un atto di accusa, è un atto di analisi, che è molto diverso. Vuoi dire, che cosa è questo libro? C'è una sintesi molto felice che Giulio Mozzi ha popolarizzato, ma non è sua, appunto, espressione dell'inconscio collettivo delle editorie, che lo definisce come un romanzo scritto con una lingua facilmente accessibile, con un protagonista in cui possiamo facilmente identificarci, che attraversi peripezie legate all'esperienza quotidiana e che contenga alla fine un messaggio di conforto. Se noi pensiamo a questo libro, soprattutto se noi pensiamo, sentiamo o temiamo di non scrivere questo libro, di poter continuare ad essere scrittori, ci rendiamo immediatamente conto di cosa diventa la letteratura da molti punti di vista. Non perché uno dei compiti della letteratura non possa essere anche quello di confortare, che forse mai come in questo momento ne avremo bisogno, però perché il tipo di conforto che la letteratura impartisce è in qualche modo, come dire, il conforto anche alle cose ultime, non una sorta di forma di consolazione barra occhio dei popoli per una società composta da cittadini talmente, come dire, affranti nella propria quotidianità, anche quando quella quotidianità comprende cose di cui tutti noi sentiamo oggi molto la mancanza, per cui uscire di casa, tali da doversi a un certo punto la sera a casa rannicchiare, accoccolare su un divano davanti a un mondo percepito come pericoloso, come separato, non un territorio di avventure, non un mondo che si desidera cambiare, modificare, modellare, ma qualcosa che sostanzialmente fa paura perché noi stessi siamo soggetti a cui viene detto e che si dicono che l'emozione dominante che dobbiamo provare è la paura. E lo scrittore che produce questo tipo di testo, in qualche modo, come dire, ha come sottotraccia dominante, anche se può non provare a livello cosciente, non ne vuole fare un'analisi psicologica, sparare di più astratti in qualche modo. Però lo scrittore produce questo tipo di testo, entra in un meccanismo sociale dominante che è fondamentalmente basato sulla paura. La paura dell'esterno, la paura del consenso, la paura della perdita del consenso stesso. Questa analisi io l'ho tradotta sostanzialmente in una metafora, se vogliamo anche una di quelle metafore tanto semplici da essere quasi elementali prima di elementari, tanto corrisponde in qualche modo a quella che è la nostra vita dal Neolitico in poi, che è quella dell'alternativa, dell'opposizione, ma anche della complementarietà, anche se vogliamo usare una parola abusata del Tao, tra bosco e giardino. Cioè ciò che in qualche modo lo spazio che noi modelliamo a nostra forma, come luogo,
come dire, di abitazione, di vita, di piacere, anche di utilità nella forma dell'orto e tutto ciò che ne resta fuori, che da questo immaginario confine viene tagliato, incluso all'interno di noi stessi, incluso il nostro corpo, che è ciò che è meno controllabile spesso abbiamo nelle nostre vite, ciò che ci sorprende sempre con iniziative quali trasformarsi, invecchiare e morire. Ragionando quindi intorno al tipo di letteratura che presuppone un'accezione appunto di letteratura poesia e prosa come qualcosa che si avventura verso qualcosa di non conosciuto, di non ancora conosciuto, di non ancora pensato, o di letteratura che invece ripercorre un territorio già consolidato, possiamo, diciamo, al di là dell'oggi vedere, come dire, nell'avvicendarsi delle epoche letterarie storiche, molti esempi anche altissimi sull'uno e dell'altro. Su questo confine, su questo crinale, su questa, diciamo così, separazione di mondi, però appunto continuano a parlarsi segretamente, perché non c'è una risposta facile a queste domande, ci sono motivazioni molto complesse per l'una e per l'altra scelta, e ho costruito il mio saggio. È evidentemente in qualche modo un segno dello spirito del tempo che il saggio sia stato percepito anche come qualcos'altro. Io mi sia trovata poi spesso a parlare in contesti in cui l'oggetto, diciamo così, del discorrere, del contendere, era poi in qualche modo legato invece a quella che è la trasformazione climatica, la trasformazione mondiale che sta avvenendo, il mutamento in atto. E quindi, come dire, questo mi ha confermato qualcosa che poi ogni scrittore e scrittrice sa da sempre in una maniera quasi carnale, cioè che letteratura e vita non sono affatto in realtà due cose separate. Grazie, grazie per questa riflessione. Sì, sono d'accordo con quello che dici anche sulla ricezione di questo libro, che se da un lato è un verso del recto, diciamo, della tua opera, dall'altro apre però necessariamente a riflessioni che vanno oltre. E per collegarmi a quello che hai detto, ma anche per collegarmi alla tua lettura, soprattutto dell'incipit di Sirene, che per chi non ha mai letto, insomma, è un incipit che sicuramente colpisce molto. Vorrei, diciamo, porre all'attenzione il tema della lingua, che anche in questo senso, anche in questo caso, è a suo modo corpo. E la mia impressione quando ti leggo, sia sul versante della prosa che sul versante della poesia, è che puoi permetterti, diciamo, di parlare di tutto, dai manga ai videogames, al mito, passando poi per gli spaghetti e per diciamo, altre immagini di diverso tipo. Tutto questo lo puoi fare non solo perché lo sai fare, ma perché hai. C'è alla base, a mio modo di vedere, un forte senso della lingua e una forte consapevolezza di cosa fare degli strumenti della scrittura. E, diciamo che ci è stato insegnato che la lingua madre, che la nostra lingua è la nostra prima Heimat, la nostra patria, diciamo, la casa madre. Ed è stato più. Ovviamente a più riprese notato che il termine tedesco Heimat sia proprio un termine femminile, die Heimat, non das Heimat. Ora, in pochi minuti non si può riprendere in mano la questione della lingua nei secoli, però diciamo che non sono mancate nei momenti più difficili, anche se non vorrei fare un paragone tra la guerra e questi tempi, ecco. Però nei momenti più difficili le riflessioni sulla lingua non sono mai mancate. Quindi, riferendomi al nostro più vicino, diciamo, Novecento, ripenso ad Anna Arendt con le sue riflessioni sulla lingua, sull'utilizzo della lingua tedesca, diceva cosa posso farci, è la mia lingua madre, ma anche Adorno in Minima Moralia, che nella sua condizione di fuoriuscito. Si poneva il problema della lingua e nei momenti più difficili ha scritto nel Minima Moralia ora cito a memoria credo di sbagliarmi, però ha scritto una frase che ha qualcosa del tipo non c'è rimasto, non c'è
nemmeno la nostra lingua. E ora non possiamo paragonarci ovviamente a quel momento storico, però se io devo introdurre il tema della lingua a questo momento e se lo devo guardare alla tua opera, penso che nel tuo percorso di scrittrice la riflessione sia sulla lingua che sui mezzi siano sempre stati più o meno esplicitamente in ogni tua opera. E mi vengono in mente dei versi nella raccolta Bianco, una raccolta di poesie del 2016 in cui scrivi: la lingua rimasta è poca, devi con questa, di nuovo ora. E quindi la domanda che ti faccio, e te la faccio perché in questi giorni siamo tutti alle prese della costruzione di una casa in qualche modo virtuale che è fatta soprattutto di parole. A me viene in mente la pubblicità della Sip di Lopez, una telefonata allunga la vita, perché siamo tutti alla prese con la costruzione di questa casa che, diciamo, non è più una casa con dei mattoni, ma una casa che va ricostruita. Vorrei chiederti, ecco, questo: cosa significa per te utilizzare la lingua e cosa significa per te riflettere sulla lingua? Possiamo arditamente accostare la Sipe a Lopez, anche Giacomo Leopardi, quando scrive una fila di vera contemporanea poesia, giunge appunto alla trama primissima della nostra vita. Quello che dici sulle lingue per me suona molto con quello che io penso, con quello che scrivo, sia perché io non sono una persona particolarmente radicata, diciamo, a differenza dell'identikit dello scrittore italiano, scrittrice italiana, che in qualche modo, essendo l'Italia un paese che ha fortissime connotazioni regionali, spesso è espressione anche di quella che possiamo considerare una piccola patria. Insomma, io ho sempre avuto in qualche modo una tradizione familiare e personale di sradicamenti, ho abitato in molti paesi diversi, ho quindi coltivato molte seconde lingue, di studio, di lavoro. E non possiedo tra l'altro un'altra lingua, come dire, che faccia parte della famiglia dell'italiano, non parlo un dialetto, sono cresciuta a Roma e non ho origini in questo senso, si sono andate perdendo nel corso della mia infanzia. Per cui questa, diciamo così, singolarità rispetto a quello che è lo standard del nostro paese, che invece è quello di avere un'origine culturale forte rispetto all'origine nazionale, mi ha sempre proiettata in un'altra dimensione. Mi sono sempre sentita europea oltre che italiana, però all'interno di questa convivenza di molte lingue che è e che vuole essere soprattutto l'Europa, questo è un dato, come dire, importante di questa costruzione che andrebbe ricordato oggi, è indubbio che la lingua è, come dire, per uno scrittore o una scrittrice in modo particolare, effettivamente il luogo a cui appartiene, non solo la lingua in assoluto che pratica, che cerca di restituire, come ha scritto Parriquet, più ricca di come ci è stata trovata. Tiziano Scarpa parla delle parole come qualcosa che abbiamo ricevuto dai morti, è vero, le parole arrivano a noi con una, diciamo, dire, lunghissima storia e tradizione, se uno scrittore fortunato riesce a reinventarne qualcuna. Però all'interno, diciamo così, di questa realtà enorme e continua, ogni scrittore effettua un taglio, in qualche modo circoscrive una propria lingua, delle proprie parole, trova più o meno ampio, come dire, da Dante e Petrarca sono possibili tutte le possibili variazioni e gli estremi, però all'interno, appunto, cercare una propria lingua, quindi cercare in qualche misura la propria casa di scrittura e rinnovarla, ristrutturarla, per proseguire con la metafora. E sappiamo quanto le metafore tendano a sovrapporsi alla realtà, no? Negli ultimi settimane si è dibattuto molto che se guerra sia una metafora adatta per descrivere quello che sta succedendo in questo momento al di fuori delle nostre case, se invece in qualche modo sia meglio parlare di qualcos'altro, di predazione o di cura. Però, insomma, anche tutti questi dibattiti cosa fanno? Ci rendono consapevoli di quella che è, in qualche modo, come dire, il velo che non sovrapponiamo alla realtà ogni volta che parliamo, ma più che di velo sovrapponiamo alla realtà, possiamo parlare di percezione. Noi sappiamo che
percepiamo il mondo in un certo modo attraverso i nostri sensi. Il linguaggio in qualche modo agisce come agiscono i nostri sensi, consentendoci di percepire il mondo. Non è il caso che l'esperienza, in qualche modo, delle lingue straniere a volte ci consenta, come dire, di mettere un nome a sentimenti che proviamo confusamente, ma per cui non possedevamo nella nostra lingua originaria una parola sufficientemente adatta. Visto che tu hai nominato Bianco, vorrei magari leggere qualche poesia da questo libro, un po' per far misurare anche, come dire, il salto in qualche modo che c'è, ma anche la continuità rispetto al colore oro. Non credo di avertele mandato nel PowerPoint, quindi PowerPoint non è tutto il mondo. Sfodero a mia volta e leggo la serie di Bianco in Bianco, pagina 19. Betulle bianco e sangue, con piccole luci, tre contro il cielo. Vai per un campo segnato a calce, dici che vedi, che hai fiducia nell'aperto. Tutto è stato una volta prima degli anni bianchi, tu non sei nell'ombra, sei un sasso liscio, la neve illuminata da una luce notturna, sotto i tuoi piedi la terra splendida. Ritorna, non c'è stagione, ma solo un inverno. Sceglie sul greto del fiume la sua forma, di bianco in bianco, e a volte la ceramica. E tu vieni a questo che è proprio come un inizio. Il tempo non è deciso, prima della disposizione delle onde, il vento a tavolo, spazzando la sua luce. L'allontanarsi, questa volta è ancora bianca, una neve cresce per l'erba. Ti volti, ogni giorno chiedi cosa manca, la luce in fondo alla strada, è questa stessa, qui, è distanza. Non pesa sulle neve il rosso, la volpe a tuffo, tra le mani e l'anima, appena calore, e continueremo a vivere così, in cerchio, a passarci il sasso e le parole. Mi fermo qui perché mi piacerebbe ancora molte, però sono riuscita a finire per queste immagini appunto del sasso, delle parole che vengono a qualche misura abbassate, che è immagino così Stefano del Bianco, quindi che bisogna del gesto, pure compare queste immagini della poesia che in qualche modo come una cosa, qualcosa reale, reale in effetti è, viene portato da un lato all'altro, da un passato all'altro. Sì, un attacco hacker, credo. Un attacco hacker da parte di università rivali. Valerio Taddei scrive: comunque la lettura di Bianco con quella specie di eco aliena aveva un suo fascino. Scusate, non riesco a mantenere la forma umana più di tanto a lungo, come si sarà capito. Ti ringrazio moltissimo e chiedo. Inizio a chiedere agli ospiti della stanza di Google Meet e a chi sta seguendo la diretta streaming se qualcuno vuole intervenire. Io ho moltissime altre domande da fare, naturalmente, però ci farebbe molto piacere avere qualche intervento da parte del pubblico, visto che abbiamo voluto creare questi incontri proprio con questo assetto, proprio per il senso di collettività dell'iniziativa, e quindi vi invito a intervenire. Dunque, no, volevo chiederti, faccio una domanda breve e introduttiva, poi magari continueremo la discussione su un altro piano. Tu hai insistito nella tua autopresentazione con l'idea che la tua patria letteraria fosse la poesia. E volevo sapere perché. Secondo me tu, Guido, di tutti i presenti, lo sai benissimo, essendo poeta a tua volta. Domanda retorica. Però lo dirò, insomma, lo dirò ovviamente a beneficio di tutti, e proprio in qualche modo lo scherzo di questa prima parte di risposta credo lo rende evidente. Io ho sempre creduto, forse in modo apodittico e apriristico, che la vocazione poetica debba essere la prima. Quando si manifesta, se si manifesta, debba essere la prima. Non c'è niente di più terribile di una vocazione poetica secondaria, in qualche modo, cioè che sia subordinata a un'altra vocazione letteraria di qualsiasi tipo o anche di altro.
tipo. Cioè, per me la poesia è una partita che richiede in qualche modo che gli si dedichi l'interezza di quello che si fa. Non, tutto il resto è qualcosa a cui io spero di non dover rinunciare, però potrei contemplare di rinunciare, nel senso che se con il pollo, con l'arco incroccato mi dice scegli, devi scrivere una cosa sola, un po' così, però un saggio, eccetera, io in un modo che di sicuro è editorialmente suicida, scelgo la poesia. Ma perché non è sostanzialmente una scelta, diciamo, è qualcosa che dire, fa parte anche di quella che è la forma che naturalmente il proprio pensiero, perché comunque quando noi scriviamo, appunto, esprimiamo un pensiero, la letteratura è una forma di pensiero sul mondo, in qualche modo non è nulla di accessorio, di decorativo, prende quella forma che è una forma quanto mai sintetica, quanto mai condensata e secondo me anche molto contemporanea. Ecco, io ho spesso risposto a interviste con domande preoccupate sulla fine della poesia. Io ho sempre detto che ero molto più preoccupata per le sorti della prosa letteraria contemporanea che non per quella della poesia, che ha dimostrato di sopravvivere nel corso di millenni a praticamente qualsiasi tipo di assetto sociale, dalla tribù al stato organizzato, anche prima dell'invenzione della scrittura, sicuramente anche dopo, forse anche quando avremo perso la capacità di scrivere materialmente come scriviamo oggi, ci se ne saremo dimenticati, in qualche modo sopravviverà, se vogliamo, come arte dell'uso estremamente efficace e condensato della parola. E per questo, secondo me, la poesia, lì dove effettivamente si manifesta, lì dove c'è, ho parlato di vocazione, una parola arcaica, se vogliamo, no? Quello che è per me la letteratura nel momento in cui sono così fortunata di riuscire a scriverla, è percepita come un'attivazione sia della parte cosciente che di quella non cosciente o subcosciente di se stessi, insomma, secondo qualsiasi teoria la si voglia pensare, dalla psicanalisi all'impossessamento da parte degli dei, diciamo, nel corso dei millenni abbiamo visto molte forme storiche di narrazione di questa esperienza. La poesia fa questo, secondo me, al più alto grado. Il che non toglie che poi anche appunto ogni avventura, ogni esplorazione in altri campi, alla fine, secondo me, arricchisca anche quello che si può fare, si è capace di fare come poeti. E quindi credo di averti sostanzialmente risposto, Guido. Insomma, poi in realtà non c'è nulla sicuramente di razionale, probabilmente questo non esprime una profonda verità sul mondo, probabilmente esprime però quella che è una scelta da parte mia, che fa parte di quelle scelte che non si fanno ancora prima che consapevolmente, si fanno con l'insieme dei gesti che si compiono anche nel momento in cui esplicitamente materialmente non si sceglie. Grazie. Ti faccio un'altra domanda. Quando sono apparsi Sirene e Il colore oro, anch'io ho condiviso quello spiazzamento che così bene ha descritto Manuela, anche perché era per me molto difficile rintracciare la genealogia letteraria che stava dietro la tua scrittura. Non te l'ho mai chiesto, approfitto di questo momento per farlo, ma qual era la genealogia letteraria, qual erano le fonti e i punti di partenza di ispirazione che stavano dietro quella fase della tua opera? Nonostante, diciamo, in tanti anni in cui uno risponde a domande in pubblico, dovrei aver imparato a rispondere a questa domanda. Questa è poi per me sempre una domanda spiazzante, perché in qualche modo io non concepisco la letteratura come una genealogia. Non ho mai avuto, non ce l'ho avuto neanche nella vita in realtà, però questo conta poco, però non ho avuto mai in letteratura l'idea di andarmi a inserire in un filone, inserirmi in una traduzione, riconoscermi in qualche modo in un gruppo, in un manifesto. Non ha fatto parte neanche probabilmente dell'esperienza, diciamo, dire, nel scrivere negli anni in cui ho scritto. Non amo moltissimo il concetto di generazione, però non ho mai situato i libri che ho scritto in una filiazione
che venisse dai libri precedenti o che portasse ai libri successivi. Forse questo spiega anche appunto le caratteristiche, diciamo così, un po' di Apax che hanno sempre avuto, che continuano in qualche misura ad avere. Non è reticenza, è veramente che io non, la mia modalità di pensiero non funziona normalmente seguendo questo tipo, diciamo così, di funzionamento. È vero anche che appunto per ragioni di vita poi, dire, sono diventate oggi esperienze più comuni, però negli anni in cui le ho fatte erano insolite. Io in Italia ho vissuto, diciamo così, tutta la mia infanzia e la giovinezza, però poi dai 20 anni in poi ho spesso vissuto all'estero, e quindi credo che questo abbia anche in qualche misura creato una scrittura, un po' come è stato per la lingua, però forse anche per i temi, che non è necessariamente situata all'interno di quelle che sono, diciamo così, tendenze forti o comuni, come il romanzo di consorzio, potremmo parlare del romanzo di sentimenti, potremmo parlare dell'autofiction, non perché io abbia in realtà assolutamente nulla contro queste, diciamo, tendenze, ma probabilmente perché quando si vive a lungo in un paese si tende a percepire ciò che si è intorno come naturale. Nel momento in cui, cioè, come dire, l'orizzonte, ciò che noi abbiamo incontro, intorno coincide con l'orizzonte, anche nei casi più sofisticati, di quello che più o meno pensiamo. Nel momento in cui si vivono quotidianamente, diciamo, in una dimensione, realtà diverse, questo secondo me aiuta a percepire tutto questo come in qualche misura appunto una porzione delimitata dell'essere o una qualche forma di costrutto, che però potrebbe anche essere diverso, appunto, anche a distanze, come dire, non molto lontane, non molto esotiche, quali sono poi quelle europee in cui ho parlato, passato larga parte della mia vita. E credo che questo abbia inciso anche in qualche modo nel portarmi a scrivere libri che probabilmente non si inserivano, comunque non si inseriscono per me, io li tendo a vederli come figli unici, in un certo senso, e a non trovare loro famiglie allargate, anche se poi il lavoro dei critici, e qui ce ne sono molti in agguato nella chat, è dei migliori, insomma, trovare poi quello che gli scrittori non dicono, e le scrittrici tanto più. Scrivo qui. Abbiamo un intervento del professor Pellini. Ciao Laura, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ma io ti volevo fare tre domande brevissime. La prima si collega in qualche modo, in modo un po' collaterale, a quello che diceva ora Guido Mazzoni. Cioè, io non sono un grande appassionato, ma ciascuno ha i suoi gusti, di scritture distopiche, però ci sono due libri distopici che mi prendono, che mi colpiscono, che mi piacciono nella letteratura italiana degli ultimi decenni, e sono Il tuo Sirene e Bambini Bonsai di Paolo Zanotti. E volevo chiederti se senti anche tu una qualche affinità con questo scrittore che ci ha lasciati troppo presto. La seconda non è una domanda, ma sì, ma è anche una domanda, un'osservazione. Volevo riprendere l'osservazione molto, molto acuta, in realtà ironica, ma acuta di Valeria Taddei, che dice: ma in fondo quel ronzio non era male nella lettura della poesia da bianco. E perché mi ha colpito questa osservazione? Perché mi colpisce molto, sentendoti leggere stasera, ti ho sentito forse un paio di altre volte, come dire, la discrasia che c'è fra il contenuto molto disturbante, perturbante dei tuoi testi e invece la dizione quasi suadente, insomma. Ecco, non so se è una scelta, se ci hai riflettuto, se pensi che questi testi debbano essere letti così, creando proprio un contrasto fra la materia fonica che l'ascoltatore percepisce e la materia tematica che invece uno percepisce spesso come un pugno nello stomaco. E la terza cosa che ti volevo chiedere è se puoi dire qualche parola su un concetto su cui tu hai molto insistito ultimamente, che è un concetto che tu elabori in Territorio Selvaggio e che poi hai ripreso in vari interventi, in particolare sul blog Le Parole e le Cose, che è quello di poesia come terzo paesaggio, che riprende un concetto del paesaggista francese Gilles Clément. Forse anche, come dire, collegandolo al momento in cui stiamo vivendo. Credo che su questo si potrebbero fare delle riflessioni interessanti, ma le lascio fare a te. Allora, vediamo se ho ricapitolato bene quanto mi stava chiedendo per Luigi Pellini. Allora, la prima domanda è se io percepisco un'affinità con l'opera di Paolo Zanotti. Ammetto tutte le mie colpe, mi cospargo il capo di cenere, ma
In realtà non sono un'esperta del suo lavoro, e quindi posso dire che io non penso ai miei romanzi come romanzi distopici, in realtà. L'unico caso forse tecnicamente distopico è Sirene, in qualche misura essendo ambientato in un mondo apocalittico, in un mondo, come dire, alla fine del mondo stesso della specie umana. I miei successivi romanzi no, io li distingo affettuosamente tra l'impossibile e gli improbabili, cioè quelli in cui in qualche modo vengono violate le leggi del mondo così come lo conosciamo, con la meticolosa ricostruzione di mondi altri, e quelli in cui semplicemente accadono cose poco probabili, in un certo senso romanzesche, da romance anche da novel, i mondi che però sono in qualche misura il nostro mondo, anche se spostato sempre un po' più in là. Ricollego anche una domanda che stava facendo Gianluigi Simonetti sulla chat, cioè la leggo, speculare la differenza delle genealogie di Laura, mi sembra presente un forte interesse per le localizzazioni. Nei romanzi questo è particolarmente evidente, sono prose sempre legate ad una localizzazione forte ed esatta. È come se lo spazio le interessasse più del tempo, l'immagine, il fermo immagine più della memoria. Impressione corretta, nel caso si può eventualmente approfondire. C'è un curioso cortocircuito perché in realtà i miei libri sono spesso ambientati in luoghi immaginari, anche quando sono ambientati in luoghi reali, sono luoghi reali sottoposti a un trattamento immaginario. A volte sono luoghi che io non ho volutamente visitato per poterne scrivere una modalità immaginaria, oppure li ho visitati, alterati, o ho costruito località di invenzione all'interno di territori realmente esistenti. Questo per conservare in un certo senso una maggiore libertà, però la domanda di Gianluigi in qualche modo mi dice che sono riuscita a rendere sui miei mondi immaginari sufficientemente credibili, come se fossero reali. Il discorso dello spazio e del tempo, anche se in realtà si fondono nella risposta che sto per dare, io sono arrivata alla scrittura della prosa attraverso un interesse per la scrittura cinematografica, molto forte nella mia prima giovinezza. In qualche modo l'idea di scrivere romanzi è venuta dopo. Per molto tempo ho pensato di scrivere soggetti e sceneggiature. Quindi è vero che per me, in qualche modo, il romanzo è davvero, come si dice metaforicamente, un film che si snoda, diciamo così, si proietta nell'interno della tua mente. Io vedo materialmente le scene mentre le scrivo. Quindi credo che probabilmente questa tendenza alla visività è quello che in qualche modo emerge all'interno della sua domanda, che ho ricollegato a quella su Paolo. Per quanto riguarda ciò che tu mi fai notare sulla lettura, non l'avevo mai visto da questo punto di vista, però è vero che io ho una caratteristica, che è iniziata in modo così più o meno spontaneo, che però ho consapevolmente mantenuto negli anni, che è quella che quando io leggo non rispetto del tutto neanche la mia stessa versificazione. Tendo a leggere accentuando legature, diciamo, ma leggendo in un modo più continuo, e anche quelle che sono poesie, come dire, poesie modulari, cioè poesie composte di serie che possono stare a sé sia come brevi testi, sia formare in qualche modo un testo più ampio, che a volte per vicende editoriali varie, magari ho pubblicato nelle due forme. Io tendo a leggerle, come dire, rendendo più forte, aumentando il senso di coesione, i legami interni del testo, invece che in qualche modo leggerle in modo centripeto. Quindi forse questo può essere effettivamente. Del resto, per me, indubbiamente la poesia ha un elemento di incantamento, di musicalità, di seduzione vocale, in qualche modo, che fa parte, come dire, delle sue armi, che si va a collegare ai ritmi fisici del corpo, al suo comunque essere, come dire, sulla frontiera del territorio della musica, molto più di quanto non lo sia la prosa, e quindi molto più capace di un'azione fisica, in qualche modo molto più carnale di quanto poi non sia la prosa, anche se, come dire, anche in prosa io riconosco quando, come dire, la materia prima che è stata maneggiata, la lingua, che non vuol dire fioritura o bella scrittura o bella parola, insomma, ma quando in qualche modo c'è una consapevolezza delle ritmiche, delle timbriche, della frase che si sta scrivendo. E per me, a meno che io non stia leggendo per motivi di lavoro e di studio, è fondamentale. Cioè, se un libro mi respinge a livello della lingua, compiuta la stagione dei classici, mi sento anche autorizzata a non proseguirlo. Per me è una sorta di barriera all'ingresso molto, molto forte, insomma, sia nelle lingue che leggo, sia in traduzione. C'era una terza domanda che era quella sul terzo paesaggio. Allora, quando ho scritto In territorio selvaggio, di cui forse leggerei un brano se c'è tempo, tanto per dare un'idea del tipo di saggio
che è io ho scritto per prime le ultime pagine del saggio, che poi sono rimaste in realtà in un certo senso un po' a sé, perché sono pagine dedicate alla poesia. Sono pagine dedicate alla poesia in quello che è poi, come dicevo, un saggio sul romanzo, diventato poi in qualche modo anche un saggio sul mondo della percezione del lettore. In queste pagine ho a un certo punto preso spunto da quello che è, insomma, diversi libri, come il Manifesto del Terzo Paesaggio, appunto il paesaggista francese Cyclemat, il quale sostanzialmente tra spazio urbano e invece spazio così coltivato crea questa categoria del terzo paesaggio in cui rientra tutto ciò che da un certo punto di vista non è soggettato a un regime di utilità. Possono essere spazi teoricamente naturali o rimasti a uno stato primordiale, che poi sappiamo essere estremamente raro anche in natura, perché anche le foreste, come conosciamo, sono di solito largamente antropizzate, cioè, hanno avuto una storia, c'è una storia del naturale, così come c'è una storia del culturale. Oppure possono essere anche quegli spazi in qualche misura abbandonati, rimasti fuori, non so, credo che soprattutto per chi vive a Roma le strisce di verde ai bordi delle autostrade siano, come dire, l'immagine prima o le rotonde, cioè tutto ciò che esce fuori, tutto ciò che non è sottoposto al regime di utilità, che in qualche modo terzo paesaggio, scrive Cyclemat, viene da terzo stato, non da terzo mondo, è qualcosa che non è lo strutturale nulla, però ha la potenzialità di essere tutto, di essere un potenziale serbatoio di biodiversità e di biodiversità, visto che siamo in un'analogia letteraria, per cui soprattutto scrive non ha potere. E la domanda è quindi se cerchi sottomissione al potere o se cerchi il potere stesso. E questa idea di questo spazio appunto allontanato, ma in qualche misura anche libero, proprio anche in questo suo essere residuale o essere semplicemente a parte, perché non necessariamente ciò che è al lato è anche, come dire, appunto, abbandonato, mi ha fatto pensare a quello che è lo stato della poesia, che poi si è modificato anche nel corso dei 2 anni trascorsi dall'uscita del libro, a interrogarmi e quindi a lanciare un questionario sulle parole e le cose, su cui hanno risposto tra l'altro molti scrittori, altri si sono sommati in corso d'opera, insomma, rispondendo alle domande, appunto per approfondire il senso poetico, ma anche il senso, se vogliamo, latamente umano e politico di questa metafora, che appunto resta una metafora, un'analogia, non ha le pretese di trasformarsi in una teoria, se vogliamo, del tutto poetico, anche perché la stessa idea in qualche modo di terzo paesaggio, se vogliamo, oggi è rimessa ulteriormente in discussione, perché appunto gli spazi intorno a noi sono molto rapidamente, come dire, ci dimostrano molto rapidamente cosa accade quando l'essere umano fa un passo indietro, quindi è interessante vedere questa assistere a questa, come dire, trasformazione che ci sorprende proprio perché sembra avvenire in tempi molto brevi, insomma, certamente ammesso che i segnali e gli indizi vengano poi a nostre spese confermati, insomma. E quindi sì, per cui è un percorso in questo momento quello del suo paesaggio, invito chi sia interessato a leggersi poi, insomma, i risultati del questionario che escono con frequenza più o meno mensile sulle parole e le cose, anzi approfitto per ringraziare Italo Testa e Massimo Gizzi che hanno ripreso l'ideale fiaccola del nostro Guido Mazzoni nel momento in cui, insomma, le parole e le cose ha perso la prima pelle, come dice un mio verso, poi successivamente invece ne assunta un'altra, diventando le parole le cose due. Il tema del terzo paesaggio era anche una delle mie domande, perché mi interessa molto. A questo aggiungo una piccola connessione sul tuo poemetto La mente paesaggio, che era uscito nel 2010 per Perrone e poi è entrato nella raccolta uscita l'anno scorso, credo, vero? Sì, 2019, sempre per Perrone, che è un poemetto che io trovo interessantissimo, ancora una volta attuale. Mi tornano alla mente delle immagini come l'igloo percorso dal neon, la libellula, insomma moltissime immagini,
E quindi il paesaggio, oltre all'analogia del terzo paesaggio, di cui poi parli alla fine del libro, del saggio In territorio selvaggio, e su questo apro una parentesi. Mi sembra che paradossalmente la saggistica sia la materia, la forma in cui tu ti avvicini più all'autofiction rispetto a tutto il resto in modo molto, so che ora direi di no, però in modo molto lontano si legge molto più io nella saggistica che nella prosa e nella poesia. Chiudo questa parentesi su cui credo che no, non sarai d'accordo. Però il tema. Invece subito, perché Sì. invece sono d'accordo, nel Ah, senso d'accordo. mentre la mia è una prosa, diciamo, molto lontana, appunto, non solo dall'autofiction, che se vogliamo dire un'incarnazione più recente, ma l'autobiografia esiste da tantissimo tempo, se vogliamo secoli e millenni, la mia è sempre stata, diciamo così, sia letteralmente che metaforicamente in terza persona, con l'eccezione del libro La caccia, che però pure non ha nulla del libro autobiografico, mentre anche nella mia poesia la parola io ha rarissime occorrenze, della verità, probabilmente si possono contare sulle dita di una mano sola, e anche quella in qualche modo è una scelta che si è poi consolidata negli anni, che non è una scelta antitetica, una scelta lirica, ma è in qualche modo una scelta anche che, consentendo di lavorare contro se stessi, secondo me, consente anche di trarre di più, in qualche modo, dai propri giacimenti. Per quanto riguarda la saggistica, è vero che in certo senso l'esposizione faceva anche parte della scommessa, in un certo senso, di questo piccolo libro che sono stata chiamata a scrivere, ma al di là di quello, io in qualche modo, come dire, sono partita e ho lavorato sull'idea del taccuino, del quaderno di appunti, se vogliamo, del diario, in cui quindi una certa esposizione era però controbilanciata anche dal fatto che normalmente il lettore di saggistica è un lettore, se vogliamo, diciamo così, un enclave di lettori all'interno di quelli, insomma, il più ampio numero di lettori di prosa, più vicino, se vogliamo, al lettore di poesia, e la saggistica stessa è in qualche modo più, anche quando appassionata, percepita come più cerebrale, più distanziante, se vogliamo, sempre anche continuare a muoverci su quelle dicotomie mente-corpo, dentro cui in realtà il senso si schiera rispetto alla prosa, rispetto alla poesia. Quindi in qualche modo, come dire, probabilmente l'io continuava a essere sufficientemente nascosto da potersi permettere di esporsi, in qualche modo di giocare con la propria stessa ipotesi di nascondimento tanto a lungo protratta, insomma. Ho due domande da parte degli ospiti che ci stanno ascoltando attraverso la diretta streaming. Una è di Valentina Pagano, che è una laureanda in filologia moderna all'Università della Campania, Luigi Vanvitelli, e sta realizzando una tesi in letteratura italiana contemporanea sul genere letterario della fantascienza. E scrive: Ho scelto la sua scrittura come punto focale attorno al quale far ruotare i miei studi. Ho letto il suo libro Sirene e ad oggi sto raccogliendo materiale per approfondire le modalità attraverso cui questo genere, legato al postumano e alle atmosfere apocalittiche, sia stato adoperato come spazio di rivendicazione letteraria da parte delle donne. Ebbene, riallacciandomi al tema della lingua proposto da Emanuela Carbè, volevo chiederle quale significato attribuisce la parola carne, sia nel testo in prosa Sirene che nella poesia da lei letta tratta dal colore oro. Questo lessema sembra ritornare qua, come un fil rouge e quasi farsi carne. La ringrazio per la disponibilità. Io ringrazio Valentina Pagano, spero di non spezzarle il cuore né rovinare la tesi dicendo che io in realtà non mi considero una scrittrice di fantascienza, tantomeno postumana, nonostante gli effetti di decoder, pur non avendo assolutamente nulla, diciamo, non è una posizione antitetica, semplicemente secondo me, come dire, il genere è qualcosa di spesso interpretato come prescrittivo Non ho mai letto nessuno dei miei romanzi, né Sirene, quelli successivi, che sono poi, insomma, meno caratterizzati in questo senso, ma semplicemente come romanzi letterari. In realtà, naturalmente, la fantascienza può essere letteraria come qualsiasi altra
come dire, partizione all'interno appunto del letterario, che è un oceano e non una piscina, insomma, altrimenti riduciamo troppo, il cono di luce si restringe troppo, lasciamo in ombra troppa parte di quello che si è scritto e che si potrebbe scrivere, appunto, e le stesse vicende di questi giorni sono una dimostrazione di come appunto ci siano più cose in cielo e in terra di quanto ne sappia la nostra filosofia. Per quanto riguarda la parola carne, io ho un lessico, sia in poesia che in prosa, che tende alla rifazione, tende, diciamo, a dire a parole, con le ore una parziale eccezione in questo senso, parole caratterizzate da una certa quale essenzialità, che facciano parte di un'esperienza corporea, che facciano parte di un'esperienza comune, questa è una scelta. In qualche misura in prosa si accompagna anche una scelta, se vogliamo, di studiata semplificazione del linguaggio, in qualche modo di applicazione, per quanto possibile in prosa, di strategie che evidentemente io ho consolidato nel campo della poesia. So che questo può sembrare contraddittorio con quanto ho detto prima, però se vogliamo la scelta opposta rispetto a come normalmente viene interpretata la prosa per chi viene dalla poesia, cioè come dire, uno stile in cui si fa sfoggio di elementi, diciamo così, di bravura retorica, insomma si fa il triposalto mortale carpiato retorico. Io cerco in prosa di fare esattamente il contrario, di scrivere in modo più semplice che mi sia possibile. Questo ovviamente col tempo è diventato seconda natura, però come ogni seconda natura è frutto di addestramento, e in qualche modo dell'addestramento ricevuto in poesia. Per quanto riguarda quello che diceva sulla fantascienza, c'è tutta una tradizione in questo senso nel campo della fantascienza, insomma, o anche di scritture che potremmo interpretare appunto in senso diverso, Sturlega, Margaret Atwood, quindi in qualche modo, come dire, sono campi ampiamente mappati, probabilmente visto il poco tempo che c'è in questo contesto, necessità di rispondere a altre domande, non approfondisco più di questo, però ringrazio eventualmente il Sisto che sta scrivendo di me, se vuole farmi domande, se possiamo, come dire, può scrivermi e eventualmente risponderò, se posso farlo, ecco. Qui. Spero di aver in qualche modo risposto alla domanda. Prima di leggerti la seconda domanda che è arrivata dalla diretta streaming, ho tralasciato, e me ne scuso, una domanda posta poco fa da Anna Serkowska su Antartide, se potrebbe parlare delle scelte fatte e posizioni prese in Antartide. Grazie Emanuele, grazie Anna. Allora, Antartide è un libro che amo moltissimo. Ecco, parlando di autofiction, in Antartide non c'è una parola di reale, però è in qualche modo di reale nel senso di realmente accaduto, però è, per quanto riguarda, diciamo così, il sentimento condensato nel libro, il libro probabilmente più legato a quella che è la mia vita personale, non tanto ciò che vi è accaduto quanto ciò che forse non vi è accaduto, non tanto ciò che ho fatto quanto forse ciò che non ho fatto. Ed è un libro che, così come Sirene ha il suo gemello poetico, il suo dioscuro poetico nel colore oro, questo è il suo dioscuro poetico nella mente paesaggio, che è appunto anche in poesia uno dei libri che più sono stati attivi e quasi radioattivi nella mia esistenza. Entrambi sono libri del lutto, sono libri di attraversamento della linea d'ombra, e la mente paesaggio poi è anche un libro che ha avuto reincarnazioni. È passato per una prima edizione per nel 2010, l'ho poi tradotto in spagnolo con l'aiuto di un'amica poetessa madrelingua e l'ho, diciamo, ripubblicato in Spagna nel 2016 in una versione leggermente diversa, in cui, diciamo così, cambiava il finale per adoperare immagini prese dalla prosa, e poi l'ho successivamente ripubblicato per la casa editrice che l'ha pubblicato originariamente, cioè Perrone, da pochissimo, da pochi mesi, con un altro poemetto che poi ha dato il titolo al libro, di Lalea. Però ho divagato sulla poesia, come tendo a fare. Antartide è sostanzialmente un libro su quello che qualche anno fa, come dire, si chiamava il fine vita, penso si chiama ancora, o che potremmo chiamare il morire, che non è la morte. Morire è una parola rubata a un carissimo amico che va in strada, con Giulio Mozzi, ed è quella lunga fase che fondamentali, mai come ne siamo consapevoli, progressi nella medicina moderna, però fanno sì che interrompa tra
la perdita in qualche modo dell'identità, delle funzioni della mente, insomma, di quella appunto mente-paesaggio che in qualche modo contraddistingue chi siamo e quanto di noi stessi resta percepibile, accessibile nel momento in cui va perduta, questa è la domanda veramente paesaggio. Appunto Antartide è un'interrogazione su questa epoca del morire che tutti temiamo fortissimamente, che però non sembriamo essere in grado di risparmiare le persone che ci sono care, al di là anche di quelle che possano essere le loro scelte, come dire, personali o i loro desideri personali. Credo che senza entrare nelle mie vicende private, penso essere di nessun interesse perché non amo mai parlarne, tutti noi siamo in qualche misura costantemente, diciamo, come dire, costretti ad accompagnare persone che ci sono care, poi successivamente, tra anni, insomma, auspicabilmente, a vedere comunque nel nostro stesso orizzonte degli eventi questa fase che in qualche modo, proprio dal punto di vista forse animale, non siamo capaci di gestire, perché è una fase che in qualche modo, come dire, appartiene profondamente a questa fase di oggi dell'essere umano, a quel, come dire, imperfetto dominio della tecnica che ci consente comunque di stare al mondo in modi a cui ci rendiamo conto sempre più che non vorremmo rinunciare, ma dei cui prezzi, dei cui costi ci rendiamo altresì conto sia per noi stessi che, per tornare al discorso affrontato prima, insomma, per quello che è il mondo che ci circonda. Io sono, per quanto possibile, in circostanza possibile perché si possa avere libertà di scelta, mi rendo conto che non sempre questo, purtroppo, nelle materiali circostanze in cui viviamo, accade il possibile. Spero di avere in qualche misura risposto alla domanda. Grazie. Ti leggo due domande che sono arrivate dalla diretta streaming. Una di Valentina Torre, buonasera. Premetto che ho avuto la possibilità di avvicinarmi alla sua scrittura proprio grazie a Sirene, che ho apprezzato poco fa. Letteratura e vita non sono affatto separate. La mia domanda è dunque, per una persona che si affaccia alla scrittura nella nostra epoca, secondo lei, se è necessario padroneggiare o comunque toccare uno o più dei grandi temi o problemi, in alcuni casi, della contemporaneità? E unisco a questo un'altra domanda, che è la seguente. La lingua rimasta è poca, secondo lei, una scrittrice si dovrà faticare per sganciarsi dal lessico da epidemia? Allora, io a un certo punto non l'ho più sentito, quindi non sono del tutto sicura di aver capito la prima parte della domanda, la prima domanda di Valentina. Sì, dice, ritornava a quando hai parlato della letteratura e vita, che non sono affatto separate, e la domanda è, per una persona che si affaccia alla scrittura in questa epoca, nella nostra epoca, se secondo te è necessario padroneggiare o comunque toccare uno o più dei grandi temi o anche problemi, in alcuni casi, di questa contemporaneità. Allora, io sono sempre stata per la democrazia delle poetiche, cioè non ho mai pensato che esista un modo prescrittivo di essere scrittori, un modo giusto di essere scrittori. Credo che sostanzialmente chi scrive obbedisce a un imperativo interiore e quindi all'interno della propria epoca fa quello che deve, quello che può, che coincidono, cioè non è necessariamente più scrittore chi tocca grandi temi, piuttosto che chi scrive quello che vede la propria finestra, piuttosto nel modo e nella portata che questo riesce ad avere. Quindi non, assolutamente non la vedo in questo modo. Sta alla vocazione di ciascuno, alla capacità di ciascuno, al talento anche, perché anche questo esiste nel senso delle arti, prendere poi una forma o un'altra. Visto che parlavamo di boschi e giardini, continuiamo con le metafore organiche. Gli scrittori pero fanno le pere, gli scrittori meno fanno le me, cioè, esistono forme diverse di scrittori in natura, per cui forzarsi, mi rendo conto di dire qualcosa di talmente elementare, essere lapalissiano, però forzarsi a scrivere il grande romanzo del nostro tempo, se si è invece portati a tutt'altro genere, non mi sembra, come
produttivo, anche perché non necessariamente quello che oggi è percepito come grande romanzo del nostro tempo, lo saprà domani, lo sappiamo studiando storia della letteratura. Certo è che negli ultimi anni le cose erano forse un po' cambiate, bisogna vedere che cosa succederà appunto quando usciremo dalle nostre case. L'idea che si dovesse necessariamente aderire solo a certi generi, che poi anche quello che ironicamente in qualche misura scrive in Territorio Selvaggio, scrivere un certo tipo di romanzo o scrivere anche un romanzo, perché esistono scrittori di racconti, scrittori di teatro, scrittori di sceneggiature, poeti, saggisti, e non necessariamente si deve essere obbligati a coltivare, come dire, altre forme di vocazione. La mia è stata una scelta, però si può essere, come dire, perfettamente felici coltivando esclusivamente una forma. Questo è in qualche modo una forma di pensiero limitante e anche una forma di orizzonte quando si dà nella realtà limitante. Insomma, sarebbe bello lavorare a costruire un mondo in cui potessero esistere appunto più forme di scrittura possibile, per esprimere più forme di pensiero possibili. La seconda domanda era sulla lingua. Forte sulla lingua e probabilmente non solo la lingua. È chiaro che da un certo punto di vista è ovvio che un'esperienza del genere inevitabilmente tocca, così come ogni altra grande esperienza tragica è poi entrata nella narrazione, è entrata nella lingua. Dalla peste di Atene alla seconda guerra mondiale, sarebbe insensato sia, come dire, aderire a un tabù per cui non si può parlare di questo tempo, e sì, così come volerne parlare in qualche misura compulsivamente per forza. È chiaro che per ciascuno di noi, come dire, di fronte a questa prova è ridotto alle sue sole armi personali interiori, diciamo, tutto ciò che potevamo, almeno questa è la mia sensazione, io posso soltanto augurarmi di uscirne più forte in qualche modo. Ognuno poi è soggetto a prove diverse, quella della lontananza, quella della vicinanza, quella della malattia o dell'assistenza alla malattia o al senso di colpa, forse per esserne scampati. Insomma, quindi questo è poi molto, molto individuale per ciascuno di noi. Però ognuno di noi sicuramente in questo momento è messo alla prova, e da come affronta questa prova sicuramente trarrà conseguenze per la sua vita, siccome la scrittura fa parte per la mia vita, per la vita di chi scrive, per la vita dei lettori, ci auguriamo, anche la scrittura sarà in qualche modo messa a prova. In quanto appunto alla lingua, il punto non è che termini eventualmente passino nel linguaggio, anche perché poi sono, come dire, sono stati modellati, anche se vogliamo, su esperienze precedenti, sono stati appunto, come diceva la scarpa, donati dai morti. Il punto è quanto noi siamo coscienti di questa operazione. Quando dico facciamo la guerra al virus, sono consapevole, sto utilizzando una metafora, sono consapevole che, come dire, sto percorrendo la mappa e non necessariamente il territorio, cioè dove i confini del mio pensiero e della mia lingua devono sempre mantenere in qualche modo una certa misura di frizione che mi consenta eventualmente di sostituire quella metafora con un'altra, di non rimanerne prigioniero, di non essere anche parlato o pensato da discorsi esterni a me che potrebbero non necessariamente, come dire, avere a cuore il mio bene, insomma, o avere anche fini molto diversi da quelli che potrei darmi io come soggetto, come soggetto democratico. Credo che questa sia sostanzialmente la riflessione da fare. Chiamiamolo che stiamo attraversando tutti collettivamente a livello mondiale un tipo di esperienza che ritenevamo appartenere soltanto al passato, una forma di pre-storia, se vogliamo, ritenevamo non dover più accadere in tempi storici, essere appunto confinata al fantastico come forma, anche se vogliamo, del mitologico. Allo stesso tempo, dato che siamo, tra virgolette, in tempi storici, abbiamo anche la capacità e la possibilità di rispondere come mai era stato possibile fare prima nel corso della storia dell'umanità, e allo stesso tempo viviamo questa esperienza in un momento in cui l'elaborazione di pensiero pensato individualmente in comune è resa, noi siamo qui tra 50 e 70 persone in qualche modo collegate virtualmente in questo momento, e quindi anche la velocità e la rapidità con cui questi pensieri vengono pensati influisce, non necessariamente in senso negativo, però sul tipo di pensiero con qualche misura pensiamo. Detto questo, continuiamo a essere
animali avere esattamente la stessa configurazione genetica dell'uomo del paleolitico, perché questo poi materialmente siamo. È chiaro che ci sono anche elaborazioni che avvengono in un tempo più lento. Una cosa è il tempo del giornalismo, della cronaca, dell'analisi immediata, il tempo della letteratura, salvo felici casi di folgorazione, normalmente un tempo più lento, quindi sicuramente si scriverà anche su questo tempo, comunque entrerà come sfondo all'interno di romanzi che potranno anche avere, come dire, altri assi, altri archi, farà parte della nostra storia e tutto ciò che entra nella storia, ma in qualche misura entra anche in letteratura. Però non vorrei che rispetto a questo ci fosse un obbligo, una compulsione, appunto anche un tabù. È una delle le prove che si attraversano, appunto prima parlando di Antartide ho parlato di prove individuali, questa è una prova collettiva. Chiediamoci cosa è successo nelle letterature di quei paesi che prove collettive di questo tipo non sono necessariamente pandemiche, pensiamo a eventi punti che coinvolgono una comunità, e questa è la metafora della guerra, da questo punto di vista questo aspetto può essere appropriato, perché una guerra è un evento comune, diciamo che tutti vivono contemporaneamente nello stesso tempo, ma ne possono esistere altri, una rivoluzione è un evento comune, il sentivo di movimento di massa è un evento comune, pensiamo a come questi eventi sono entrati poi successivamente nella storia letteraria, e da qui probabilmente, anche se ogni tempo è diverso e ogni evento ha le sue specificità, potremo trarre forse degli indizi. C'è un'altra domanda da parte di Valentina Taddei. Dunque, la leggo io, se vuoi. Dunque, a proposito di libri che si pensa di dover scrivere, di romanzi divisi tra impossibili e improbabili, nel panorama letterario italiano diviso tra romanzi d'artista tipicamente realistici e romanzi tipicamente di intrattenimento, il puro gusto dell'immaginazione può dare sostanza a un'opera o è un lusso da farsi perdonare, perlomeno declinando l'ispirazione fantasiosa in chiave cupa? Allora, questa non è una domanda sullo scrivere, questa è una domanda sul pubblicare, diciamo, ed è una domanda appunto che in qualche modo riporta le tematiche che avevo affrontato nel territorio selvaggio. Nonostante, come dire, si vive in un mondo che è un mondo reale, almeno dal mio punto di vista, scrivere con l'occhio troppo fisso a ciò che in qualche modo è richiesto, può essere pubblicato, è una trappola molto, molto pericolosa, lenta e velenosa per uno scrittore. Quindi, non so, io non penso ai miei romanzi né come romanzi fantastici né come romanzi realisti. Hanno diversi tassi di realismo, di fantastico. Antartide, per esempio, è un romanzo in cui non c'è nulla che non sia possibile. Tutto quello che racconta di Antartide potrebbe accadere. Sirene o la caccia, sicuramente no. Insomma, sono romanzi che hanno, come dire, per quello che è lo stato attuale delle conoscenze scientifiche oggi. Però ecco, in questa domanda, diciamo che non conosco la persona che me la rivolge, quindi non la interpreto, però leggo, diciamo, come dire, una preoccupazione con ciò che in qualche modo il mercato chiede allo scrittore, e appunto questo pensiero nel momento in cui agisce sotterraneamente, non dico assolutamente di esserne immune, voglio dire, non, è ovvio che il mondo in cui ci muoviamo agisce su tutti noi, sappiamo perfettamente che cosa è in qualche modo è pensato appunto dall'incrocio collettivo di teoria, però allo stesso tempo nessuna industria culturale, neanche l'editoria, può sapere che cosa, diciamo così, realmente, effettivamente, altrimenti è il sogno di tutti gli editori, però, quale tipo di scrittura, effettivamente, di quale tipo di scrittura i lettori e le lettrici siano in attesa. Così come noi stessi, in un certo senso, quando scriviamo, abbiamo comunque una parte, diciamo così, di mistero, di sorpresa, di scoperta che ci attende nell'opera stessa.
il mondo letterario, con questa domanda ipotizza, è un mondo letterario in cui si scrive a tavolino, non nel senso materiale, ma nel senso immaginario del termine. Credo che per quanto possa esserci una componente di progettazione, per quanto possa esserci un orizzonte di attesa che si attiva dal secondo libro in poi, sicuramente, questo tipo di preoccupazione per chi scrive può essere pericoloso. Io ho fatto, sembra l'anno scorso, una lezione alla scuola Holden a giovani scrittori che erano preoccupatissimi di trovare un editore. Non dico che questa preoccupazione non si debba averla, è giusta e legittima, soprattutto le sorti, però allo stesso tempo, se diventa un qualcosa da cui dipende la forma della propria scrittura, sinceramente posso dire che non dà maggiori garanzie di fortuna, onestamente, semplicemente perché si vede, come dire, si vede in quello che si scrive, appare in quello che si scrive. La scrittura è un settimo o un ottavo emerso di un iceberg, però, come dire, gli altri sette ottavi devono essere sotto la superficie. Se posso aggiungere una considerazione a quello che hai detto, mi fai tornare ancora alla mente il tuo saggio in territorio selvaggio, in cui scrivi in sostanza che molte forme potranno morire, i generi letterari muoiono, l'editoria può morire, eccetera, e la questione della letteratura è che può pensarsi già morta. Questa considerazione la inserisci in un contesto più ampio di citazioni da Italo Calvino, dalle città invisibili e da una poesia di Montale, Casa sul mare. E questa parte del saggio la trovo molto significativa, sia rispetto a quanto hai detto nella tua ultima risposta, che nei confronti di questo tempo, perché dà credo anche un senso al motivo per cui vale la pena oggi fare delle riflessioni sulla scrittura e sulla letteratura, che non possono essere banalmente in forma di intrattenimento, ecco. Io ho perso le ultime parole, si era riattivato l'effetto alieno che ha caratterizzato questo incontro, quindi se puoi ripetermi le ultime frasi che hai detto. Dunque, citavo un passaggio dal saggio in territorio selvaggio, in cui citi Calvino, citi Montale. L'ultima frase. L'ultima frase, che ora non ricordo esattamente l'ultima frase, ma penso che quel passaggio lì è molto significativo rispetto a quanto tu hai detto prima, rispetto alla tua riflessione che hai fatto in risposta alla domanda precedente, e anche è una riflessione considerevole per questi tempi, che dà anche un significato a quello che stiamo facendo, alle riflessioni che stiamo facendo sulla letteratura. Mi metto nei panni di uno studente di lettere oggi, una domanda può essere: perché mi sto occupando di letteratura? Ecco, secondo me questa è una risposta oggi, occuparsi di letteratura, abbiamo un motivo molto buono per farlo. Io, visto che credo che stiamo andando verso gli ultimi minuti di questo incontro, magari faccio così: leggo il brano a cui tu hai fatto riferimento, anche perché abbiamo molto parlato in territorio selvaggio, per dare così un'idea di come funziona questo libro, e poi dopo rispondo alla tua domanda. Sentirsi a casa nel proprio corpo, al punto che quella casa sia sempre insieme a te, in ogni luogo sia te, anche nel bosco, essere il bosco. Non potrai esserne quindi dal tuo corpo, sgusciato fuori come una lumaca con un uncino aguzzo. Non hai esoscheletro, sei lo scheletro e la carne, non hai opposti perché sei entrambi nello stesso tempo, con la stessa intensità. Da te continua a scaturire per sempre il tuo conflitto, ma tu non ne hai paura. Pensi alla bambina vestita di rosso che dorme tra gli alberi sulla copertina della ragazza selvaggia. È una foto di Oliviera Monteux, The Coldness of Dreams, sua è anche la copertina della metà di bosco. La ragazza non è la bella addormentata, non è estranea, è profondamente parte,
Dorme nella sua casa, il corpo, la casa e il bosco indistinguibili. L'immagine dice il contrario dello stato di abbandono. Se c'è conoscenza, se frutti neri o dorati pendono dagli alberi intorno, li ha divorati o assimilati ed è passata oltre. Potrebbe svegliarsi e prendere una qualsiasi strada, anche quella del ritorno. La sua emozione non è la paura. Se sia possibile anche una consolazione, ma senza paura, se la paura è ciò che inibisce il gesto, l'andare, il muoversi. Che i corpi non siano ridotti a un unico stato, merce che ha bisogno di merce. Poi è più complesso di così. In tutto, anche in letteratura, merce e non merce si mescolano. Viene subito alla mente il citatissimo Calvino delle città invisibili, dell'inferno dei viventi. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno, diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Sotto quei buoni propositi sembra di sentire sussurrare, più egoista e più antica, la voce di Montale in casa sul mare. Penso che per i più non sia salvezza, ma taluno sovverta ogni disegno, passi il varco, qual volle si ritrovi. Il varco è solo di una o di uno e non dura nel tempo. Si rifrange in onda o particella, collassa su se stesso, si riapre altrove, in uno spazio-tempo dove non sei, o a volte potresti essere, tu e le tue parole. Come il gatto di Schrödinger in Tangle tra la vita e la morte, così la letteratura oggi. Non perché in qualcuna delle sue forme non possa morire, i generi letterari muoiono, altri nascono, la scrittura e l'editoria possono estinguersi, altro prenderà il loro posto, ma perché può pensarsi morta. Questo equivale forse a dire che con il tempo ogni territorio tende al deserto, più angosciante del bosco, più desolato e totale, dove le condizioni per la vita hanno cessato da tempo di darsi. Il deserto che si espande risale dal Sahara verso l'Europa, nascondendo in se stesso i boschi che sono stati e le città bosco e le stesse oasi, giardini più di tutti racchiusi in se stessi. Tutto è aperto, più niente lo è. Di fronte alla prospettiva della fine del mondo, l'inconcepibile natura di Ghosh che ci guarda con intenzione, i nostri stessi corpi diventano l'unico territorio, l'unico rifugio. Il conforto non viene più neanche dall'esterno, neanche dalla parola, diventa nenia, l'allazione, corpo che si abbraccia le ginocchia rinchiuso in una stanza e si culla da sé. Possono essere tanti i corpi, uno accanto all'altra, ma ognuno è con se stesso. Eppure la porta rimane aperta sul fuori, per spaventoso che sia. Giardino e bosco coincidono, bosco e deserto. Allora, queste erano due pagine del territorio selvaggio. Rispondo alla domanda. La letteratura che si pensa morta, la scrittura che si pensa morta è quella che pensa oggi, nel tempo dell'immagine, di dover assumere un ruolo subordinato. Io sono affascinata dalle immagini. Ho scritto che ho iniziato, diciamo, ad avvicinarmi alla prosa passando attraverso la scrittura cinematografica. Il colore oro è un libro, che è un libro di poesia compiuto in sé, che poi ha dialogato molto fortemente con delle fotografie bellissime che sono quelle di Leo Mazzacane. Ho partecipato a esercizi di scrittura, ricordo un progetto insieme a Manganelli e Pietro D'Agostini in cui bisognava produrre un'immagine che fosse la traduzione visiva della propria idea di scrittura. Quindi ritengo possibile moltissime forme di dialogo amoroso tra scrittura e immagine, ma non in una logica di subordinazione, non in una logica di sottomissione. Io credo nel potere delle parole, insomma, credo profondamente, perché se l'immagine è il mondo, diciamo, che noi osserviamo, appunto, quello che è davanti a noi, però la parola siamo noi stessi, ciò che ci rende umani. Senza questa dialettica tra soggetto e mondo non si dà arte da nessuna delle due parti, insomma. Basta osservare come
in qualche modo l'arte concettuale tende alla letteratura, non l'opera, ma la sua descrizione. Allo stesso modo, oggi c'è un movimento, se vogliamo, in qualche modo speculare e contrapposto, c'è un blog molto interessante, Antinomie, di Andrea Cortellesi ed altri, che riflette su questo. Quindi, ripeto, secondo me questa è una sfida del nostro tempo, ma è una sfida che la letteratura ha tutte le armi, diciamo, per combattere, o tutti gli incanti, diciamo così, insomma, per sedurre. Però questo è un sentimento, non è una poetica, non è una teoria, è una fiducia e un affidamento nel potere dell'arte che io ho scelto, che forse in qualche misura ha scelto me, per cui è qualcosa che non so se possa essere letteralmente condiviso, forse può essere soltanto così esperito e per quello che è possibile testimoniato. Ti ringrazio, ringrazio Laura Pugno. Mentre parlavi mi hai fatto tornare in mente un vecchissimo saggio di Jonathan Franzen intitolato Nell'era delle immagini, una ragione per scrivere romanzi. Non aprirò però questo nuovo capitolo perché mi è stato detto che la Champions League dura 1 ora e 45, io so poco di Champions League, ma fino ad oggi abbiamo rispettato questi tempi e quindi abbiamo deciso di non superare l'ora 45. Sicuramente ci hai dato più di una ragione per leggere romanzi e non solo, e ti ringrazio molto per la tua generosità e per aver partecipato a questo ciclo di incontri. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato in nella stanza di Google Meet, e ringrazio tutti gli ospiti numerosi che ci stanno seguendo via streaming. Grazie a tutti, grazie al direttore Pierluigi Pellini, e i prossimi appuntamenti saranno con Sergio Divone e con Nicolò Scaffà il 22 aprile alle ore 18, e poi con Walter Sitti e con Gianluigi Simonetti il 28 aprile alle ore 21. Grazie ancora, grazie a Laura Pugno, e buona serata, buonanotte. Io ringrazio te, Manuela, ringrazio il Dipartimento dell'Università di Siena, Luigi Pellini, Guido Mazzoni, il cui magistero riconosco nell'immagine della Champions League, quindi non possiamo altro che seguire, e tutti quelli che sono stati presenti sia nella cerchia interna che in quella esterna della diretta streaming, che hanno fatto le domande, che sono rimasti pazientemente in silenzio. E grazie soprattutto a te, insomma, per aver brillantemente moderato questo incontro. Quindi a presto. Non so cosa preveda la netiquette. Esco dalla stanza in punta di piedi. Grazie. Non abbiamo previsto nulla. Grazie. Improvvisiamo. Grazie. Ciao.